Buongiorno Daniele, buongiorno. Buongiorno Alberto. Vogliamo dire una cosa in italiano ai nostri connazionali che sono qui. Molto spesso l'Italia non è consapevole delle cose straordinarie che tanti di voi fanno in giro per il mondo. Siamo un paese che è leader mondiale non soltanto per la cultura, per la qualità della vita, per la longevità, per il benessere, per il tessuto dell'associazionismo, ma siamo anche un paese che è fortissimo in tutto il mondo per la qualità dell'ingegneria, del vostro lavoro, della progettazione, della realizzazione. Aver battuto i cinesi nel record del mondo giornaliero, giusto? Mensile, tutto. Giornaliero e mensile, voi potete immaginare che Salini me l'ha detto soltanto 7 volte quando siamo partiti a fare il volo di 7 volte soltanto perché non l'ha voluto stressare troppo. Ma siamo questo, l'Italia è questo, l'Italia è un grande paese. Abbiamo passato un periodo in cui ci siamo lamentati un po' troppo, abbiamo passato il tempo a piangerci addosso, è comprensibile, ci sono tante difficoltà, tanti problemi. Ma la vera sfida di un paese come il nostro è quello di ricordarsi chi siamo. E se noi ci ricordiamo chi siamo, non ce n'è per nessuno. Voi siete una delle aziende più forti al mondo per le infrastrutture, la numero uno per le dighe, capace di innovare, di costruire, di seminare pezzi di futuro. Noi siamo orgogliosi.